Ciao ragazzi, continuo ovviamente la serie legata ai miei giudizi sui vari stadi. Stavolta tocca ad una delle nostre hospitality dell'Allianz Stadium, ovvero la Partner Lounge. Devo dire che lo stadium ha diverse aree hospitality. C'è il Club Legend, c'è il Club Omar Sivori, il Club Gianni Umberto Agnelli, ci sono gli Skybox, per cui ogni hospitality ha la sua peculiarità. Io stavolta sono stato invitato da OneFootball e ho mangiato presso l'area hospitality della Partner Lounge. Quindi vi racconterò la mia esperienza. Ovviamente, qualora dovessi fare altre esperienze allo stadium, vi porterò questo video di giudizio, per ovviamente confrontarci anche con gli altri stadi europei ed italiani. Ovviamente spero di fare anche altre esperienze simili in tanti altri stadi. Ecco, questo è. Quindi, dopo il Dalus, ora tocca a noi, immergiamoci in questo video. Ovviamente vi ricordo che sono quattro le categorie che andrò a giudicare: uno, cibo e servizio, poi visuale e comodità dei posti, tifo e atmosfera, infine bellezza dello stadio. Prima di iniziare, ovviamente vi invito a mettere il like al video, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e scaricate l'app OneFootball. Trovate il link in descrizione, la migliore app per rimanere aggiornati sul calcio e sempre sul pezzo. Forza ragazzi, e andiamo! Ciao a tutti, allora ragazzi, sono entrato adesso all'Allianz Stadium e sono alla sezione Partner Lounge, proprio quella dedicata agli sponsor. Voglio farvi vedere un po' che cosa sto mangiando, come si mangia, poi andremo ovviamente nei posti di riferimento per farvi vedere la visuale e la comodità dei posti. In questo momento mi sta mangiando. Cosa stai mangiando? Hummus con gamberetti. Hummus e gamberetti. Invece ragazzi vado sulla carne, ho preso una scottona, una specie di maionese particolare, un bel bicchiere di vino rosso. Il vino cosa ti ha detto che era? Io Valdobbia bene, E ti ho io? chiesto il rosso e basta. Ah, non Non so. lo so. Un rosso qualsiasi, via. Adesso assaggio subito il primo piatto, poi andremo a prendere i primi, il secondo, con molta calma. Assaggio anche il vino e vi dirò un po' di opinioni. Comunque la stanza è molto carina, vi faccio vedere un po' una panoramica veloce. Ci sono le TV, stiamo guardando Milan-Fiorentina, perché la partita è Juve-Lazio, tanto lo vedrete sto video post. E poi no, passiamo ai voti, stavolta mi aiuti. Eh sì, saranno un po' severi, Sì, perché severa. già il posto non è comodissimo. È uno. C'è il posto qua, questo dove siamo, però là c'erano le sedie normali. Eh sì, però deve essere, ci devono stare tutti, delle persone rischiano anche di stare in piedi. Diciamo che c'è molta gente e pochi posti, intendi? Sì. Però devo dire una cosa, il ricambio è molto veloce. Sì, è vero. Poi a buffet quindi ci sta. Mangi molto in fretta. Adesso facciamo al volo una panoramica. Ovviamente ragazzi qua si mangia tutto quel che si vuole. Cioè io posso scofanarmi tutta quella scottona. Gli dico dammi il vassoio. Nel vassoio non me lo dà, però me lo sporziono ogni volta fino a che non è esaurito. Va bene. Ho preso i primi, però c'è una ragazza che è un po' scontenta, non tanto per la qualità, ma forse per. Mi sembra poca, vabbè, adesso la mangio, al massimo posso aggiungere. Invece, ragazzi, ho fatto doppia scelta: ho preso gli gnocchi alla romana e la pasta al ragù. C'è da dire una cosa molto interessante: la Juventus, quando ospita una squadra avversaria, sono buoni, sono molto buoni, mi dice. Rosallo, no, vi dicevo, la Juventus, attenzione, qua il Milan quasi fa gol. Quando la Juventus ospita una squadra, tende a fare una specialità della località da cui proviene quella squadra. Insomma, se c'è il Milan, magari farà qualcosa di Milano, tipo un risotto, credo. Una cotoletta, magari la cotoletta, cioè la classica milanese. In questo caso i gnocchi alla romana sono la specialità che appunto ha scelto la Juve per questo menù. Adesso li assaggio anch'io e poi vi dico che me ne pare. Beh, dopo gli gnocchi alla romana, pochi ma erano molto buoni. Molto buonissimissimi. E i vini, che abbiamo visto la carta dei vini, erano tutti di alto livello. Sì, non mi ricordo il nome però. Gavi Marchese di Barolo, Langhe Rosse Marchese di Barolo. E un tuo è un Valdobbiadene, non male. Adesso Stefani sei passata al. Buono, Sei passata al. Al branzino e al broccolo. broccolo con acciuga. Acciuga? Sì, cremina di acciughe. E invece ragazzi non ho gradito invece
la pasta, infatti non ho fatto un refill. Ora c'è il buffet dei dolci, abbiamo preso sempre lo stesso, ma ce ne sono anche degli altri. E andiamo anche a prendere qualcosa da bere. Allora, la roba da mangiare è veramente buona e notevole, non c'è nulla da dire. Adesso andiamo anche a prendere da bere. No, devo dire che il servizio è rivedibile in quest'area, però la roba è veramente buona di spessore. Cioè, per farvi un esempio, avevo dato 8 al Benfica, ma qua da 9 e mezzo. Cioè, davvero, il mangiare è buonissimo. Mangiare veramente lungo. Assaggia questo dolce. Reaction. Buono. È tutto tutto molto buono. Adesso invece rivediamo. Scendiamo giù, vi faccio vedere bene le seggiolini, i posti, eccetera. E poi chiedo anche i voti di Rosalba. Sono curioso di capire che cosa ne pensa dello stadio e di questa esperienza, perché a lei è la prima volta che la porto allo stadio a fare una roba simile. L'ho portata a San Siro e adesso insomma iniziamo a valutarne differenti e vediamo un po' quali secondo noi sono le migliori. Poi c'è da dire che qua ci sono tante aree hospitality e ognuna ha un servizio differente, tipo lo Skybox è un ristorante con delle portate, ti siedi e ti vieni servito, però qua sul buffet secondo me è meglio per alcuni aspetti. Bene, passiamo al voto per la parte cibo. Io e Rosalba abbiamo deciso di dare un bel 9 pieno per il cibo e il servizio. C'è da dire che quest'area ha un problema, ci sono pochi posti a sedere per la gente che invece dovrebbe mangiare, ma il cibo è molto buono, i camerieri di una gentilezza unica, c'è da dire anche questo, e quindi bene così, sicuramente meglio rispetto a al Dalus, ecco. Il livello del cibo, ragazzi, neanche a paragone. Siamo in Italia. Allora, le seggiole. Vi faccio vedere la visuale, vi faccio vedere la seggiola. La seggiola è così. È plasticona. Ma è quel plasticone che sembra tipo il prodotto di roba di mare, delle barche, delle navi. Quelle seggiole molto morbide. Com'è la seggiola? È comoda e deve essere di plastica, perché se no si inumidisce anche. Certo, però la plastica che c'era col Benfica nello Skybox era di bassa fattura. Sembrava... è presente quelle... sedie pieghevoli d'estate che hanno quella plastica che ti si attacca a tutto, questa invece è quella ruvida un po' e di buona fattura, esatto. La visuale invece? È benissimo. Guardate ragazzi. Ma intanto la partita continua, nel frattempo sto facendo sto video. Beh ragazzi, le poltroncine erano veramente ottime, imbottite, e poi questa plastica premium che non ti si appiccica è un qualcosa veramente di azzeccato. C'è la cura nel dettaglio anche su queste cose da parte della Juventus, mi auguro che questa cura del dettaglio vada anche sulla parte sportiva da ora in poi, ma dettagli. Per quanto riguarda la visuale, ragazzi, che dire, io non me la sento di dare meno di 9 a questa parte qua. Oh, bianco neri Ale, oh bianco neri Ale, oh. Peccato il secondo anello. Lazio si sostituisce il numero 32 di Tardi. Sarri ha dato un'occhiataccia alla curva, non ha proferito parola però. Ragazzi, per quanto riguarda il tifo invece devo dire una cosa, ho visto lo stadium silente diverse volte, ma in questa partita ho notato comunque un pelo in più di vivacità. Ovviamente non siamo paragonabili alle curve più belle d'Italia ed Europa, attualmente per il decibel che riusciamo ad emettere, quindi dai, 6.5 su 10, ecco, dico che è stato almeno un tifo dignitoso, ecco. La bellezza dello stadio, quanto ti piace lo stadio? Lo stadio ti piace tanto come struttura, come fatto? Sì, ma io sono venuta solo qua, a San Siro e a quello di Genova. Quindi ho già detto che però tutto. Ne hai visto più di tanti altri già. Però certo. Rispetto a San Siro? E questo è più nuovo, però San Siro è più grande, quindi okay. Dà una sensazione diversa. Questo è più nuovo, sembra più pulito, è più tutto solo perché è nuovo. E da quindi fuori invece la bellezza estetica? È più bello questo, anche di San Siro. Tanto occhio che Felipe Anderson ce la sta facendo. C'è una marcozzaglia di questo. È recuperata, torniamo a noi. Quindi prima lo divento stadio, poi San Siro e poi quello di Genova. Che, da 1 a 10 che voto gli dai lo stadio? Per ora 8 e mezzo.
Comodità di posti visuale qua? 9. Mi accodo, io sulla bellezza dello stadio sono di parte, do un bel 9, dai. Bella, bella, bella. Il nostro stadio è piccolo, ma è molto bello, sì. Funzionale e basta, questo è il nostro voto sulla visuale. Se vai un voto allo stadio di Genova. Vai. 5. Sono stata buona. No, sei stata molto buona. Se tre ospiti da 2. No, uno. Sicurezza 0. Sicurezza 0. Scusate, ragazzi, questo è tutto, ora vado a tornare a guardare la partita. È tempo di fare i conti, ragazzi. Allora, passiamo subito a tutte le votazioni. Cibo e servizio, ho dato un bel 9. Comodità e visibilità dello stadio, ho dato un altro 9 e siamo a 18. Poi, ragazzi, andiamo avanti. Tifo e atmosfera, 6,5. Qua, cara Juventus, c'è da migliorare, 24,5. Poi, bellezza dello stadio, 8,5. Voto totale, ragazzi, 33. La Juve batte il Dalus. E c'è da dire che lo stadio della Juventus può migliorare ulteriormente dal momento in cui il tifo, ecco, quella voce là si migliora, ragazzi. Dobbiamo tornare agli antichi fasti, al periodo di Antonio Conte, della bolgia e non del teatro. Ecco, è quel che manca a questo stadio per avere quello sprint in più e per essere ritenuto veramente uno dei migliori d'Europa. Si chiude questo video con un video selfie, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete like, commentate, ditemi le vostre opinioni sui voti che ho dato, su ciò che avete percepito, voi se eravate in altri posti o se siete andati allo stadio in passato, se questo voto è condivisibile. C'è da dire che il voto sul tifo e l'atmosfera è dedicata a questa partita, ovviamente, perché ci saranno partite ovviamente meno calde, per cui cambierà questo voto, sarà una variabile. Però sappiate che a fine gennaio sono stato invitato da un iscritto in un posto spettacolare, non vi dico altro, sempre allo stadium, e quindi ci sarà un vlog simile anche in quel giorno. Quindi mi raccomando, ragazzi, se siete interessati a questo format, iscrivetevi ovviamente, perché ne porterò altri, anche di altri stadi ovviamente. Un abbraccio a voi, ragazzi, e sempre, fino alla fine, forza Juve!